Buon anno! Come buon anno? È Buon aprile! compleanno! Buon compleanno! Compleanno, Questo è il sì. compleanno di Buon Come quel anno gioco. sembrava, esatto. E con il compleanno di Come quel gioco abbiamo deciso di fare una puntata specialissima che sarà praticamente, se volete guardarla in video, guardatela in video, ma potete benissimo ascoltarla solo in Sì, podcast. se ci state ascoltando in podcast non c'è niente di meno di quello che ci sarà nel video. Non come Esatto. di solito che c'è il gameplay, perché non ci sarà nessun gameplay, ma parleremo di un nuovo parametro che aggiungeremo nella valutazione dei giochi futuri, e quindi lo facciamo Esatto. retroattivamente a tutti gli altri, Facciamo una review dei giochi che abbiamo giocato nell'ultimo anno come quel gioco vedendo e... anche i commenti dove ci sono stati segnalati alcuni errori. Valuteremo questi errori e appunto la cosa più importante però è che la nostra aggiunta di questo parametro che abbiamo visto, non essendo noi, cioè, nei giochi da tavolo ci sono i gamer hardcore e quelli un po' più soft. Esatto. Come in tutti i giochi, tutti i tipi di giochi. Noi non siamo proprio dei gamer hardcore. Io, se dovessi mettermi una sera a giocare con degli amici a un tavolo dove nessuno sa le regole, non sceglierei Twilight Struggle, per dire. Magari mi vedrei prima un paio di video, un paio di tutorial, ti leggi bene il manuale, allora poi magari si può proporre. Sono d'accordo. Abbiamo visto che per noi è una cosa abbastanza importante capire se un gioco, visto anche che siamo stati al Play recentemente, e nonostante i dimostratori siano sempre presenti e bravissimi, Grazie ai non dimostratori. sempre ci sono. E quindi ogni tanto ti capita di sederti a un tavolo in quattro, regolamento. Ok, di che gioco si tratta? Volevamo appunto su quelli che abbiamo già giocato fare un commento su vale la pena, se nessuno sa le regole o se uno solo le sa avendo sfogliato il manuale, mettersi una sera in infrasettimana, tipo un Ma anche mercoledì, fosse il sabato. anche il mercoledì alle 9, a imparare un gioco nuovo. Per alcuni ne vale la pena perché ci vogliono Esatto. 5 minuti. Per altri, che sono quelli che secondo me hanno un valore aggiunto che non abbiamo espresso tantissimo nelle nostre recensioni, che è quello si impara mentre si gioca, che anche quello è quasi meglio che metterci 5 minuti per leggere le regole. Sì. E in più due chiacchiere in cordialità tra amici. Quindi Esatto, sono d'accordo. iniziamo? Iniziamo dal primo gioco che abbiamo Il primo giocato, che è gioco. italiano. Abbiamo fatto due puntate. Prima un pilota dove abbiamo cannato tutto e poi un'altra partita dove abbiamo cannato di meno. Ma Ma ci sono dei commenti. comunque Perché abbiamo ripeto cannato. che lo scopo principale di questo podcast, video, vodcast, quello che vi pare, è di farvi capire come funziona il gioco. Esatto. Se sono stati contati male i punti e alla fine ha vinto Gianni invece che un altro, non ce ne frega A niente. meno che non sia Roberto, che allora non rimette in Esatto, palio la cioè nel senso, ci cintura. sono diversi Non livelli è di vero, pericolosità, almeno queste quanto ci sono diversi livelli sono di giocatore, cioè di questo illazioni, voglio il tuo avvocato, te pareva. Abbiamo i testi infatti come scritti. potete notare la prende benissimo. non giocherò mai più a Age of War. Eccolo lì. No, scusa, 8 era 8 minuti minuti per un impero. per Ma l'importante è far capire il feel del gioco, che quello è importante, perché vi fa capire sia se vi va, se vi va di giocare a quel gioco, sia quanto è complesso impararlo da zero, perché non tutti hanno, probabilmente non quelli che ci ascoltano, ma non tutti hanno il tempo di guardarsi prima una recensione, oppure ti capita di essere lì in ludoteca o al Play di Modena, ti sbattono un gioco sul tavolo, fa giochiamo a questo. Ok. Invece Esatto. voi vi andate a vedere il nostro roundup perché metteremo anche nelle note, l'ho appena deciso, poi Tanto lo intanto, faccio io. esatto, metteremo nelle Quindi note Claudio, nelle note tu devi mettere questa cosa. la votazione di questi giochi, il voto che gli diamo sul ci giocheresti la prima sera vergine. Allora Sì. prendo una penna e lo segniamo a parte, così. Esattamente. Così potete andare a vedere e dite, ah, hanno proposto, che ne so, dimmi un gioco complicato a cui abbiamo giocato. Gioco Neanche complicato? troppo, Beh, niente dai, Arkham XCOM, Horror. Arkham Horror. Ci giocheresti la sera? Vedono, sì, Arkham Horror si spiega mentre si gioca, ma devi leggerti un sacco di cose prima. Non lo so. Proviamo, che ne so, Castle Panic, perché è una vaccata. Esatto. Quindi,
Sì. Iniziamo dal primo. Scusa, faccio un inciso per tutti i nostri ascoltatori. Uno, continuate a mandarci commenti dove facciamo delle chiappate, così noi naturalmente poi... Anche commenti dove non facciamo delle chiappate. No, però... Potete anche scriverci, siete belli, bravi, diversamente quello senza dubbio, però esatto, non vi inibite, anzi, continuate a produrre commenti perché ci sono utili e perché poi periodicamente faremo questi round up in cui inseriremo tutte le volte in cui abbiamo interpretato o... toppato, perché capita, il regolamento del gioco. Già, e considerate comunque che per quelli che abbiamo fatto noi, almeno uno di noi aveva letto il manuale e ci aveva già giocato. Esatto. E in quel caso, se un gioco, soprattutto alcuni in cui ci abbiamo giocato 100 volte, ci hanno fatto notare di esserci che ci sono degli errori, quel gioco avrà una valutazione non proprio positiva sul... è comprensibile leggere il manuale al volo, esatto, e giocarci con gli amici... Ovviamente un giocarci con gli amici con le regole giuste. Certo. Sì, perché sì, tutti sì. I giochi si possono giocare in 5 minuti con le regole sbagliate. Sì, sì, certo. Assolutamente sì. Quindi il primo gioco che abbiamo giocato un anno fa. Più di un anno fa. È stato Bruti. È uscita l'espansione, giocheremo anche a quella. Ciurma. Poi a breve. E il gioco, intanto avevamo due commenti. Il primo ci facevano notare, se qualcuno ha visto il video, si sta vedendo il video, vede questo prima di mettere in Bruti, pausa, andare a vederlo adesso e poi ricominciare questo. Esattamente, video. Ci hanno fatto notare che quando l'armatura la usi va tappata, quindi incide ancora sulla tua condizione perché ti fa tenere meno carte. Non puoi più usarla, ma puoi togliertela scartando tutte le carte di mano e passando il turno. Ora non so se questo è ancora valido perché il regolamento è stato migliorato e ottimizzato andando avanti anche con l'espansione, quindi andate sulla pagina di Facebook di Bruti FAQ, esatto, che non ho scritto F-U-C-K F-A-Q, ma Frequently Asked Questions, e andate a leggere, c'è il regolamento e in più la community è se si fate una domanda qualcuno vi risponde entro 10 minuti. Sì. Sì, a proposito di community, andate anche su quella di Giochi da Tavolo, sì, che si chiama proprio Giochi da Tavolo, la trovate su Facebook, ha quasi 8000 iscritti. C'è gente dagli hardcore gamer a quelli soft, a gente che passa tutto il tempo a fare foto delle proprie ludoteche. Esatto. C'è di tutto, ma si trova sempre informazioni, in più le novità io di solito le trovo lì prima che in altri posti. Delle volte prima che sulla pagina ufficiale. Prima dei che sulla pagina ufficiale, sì. Esatto, quindi. Perché c'è una specie di WikiLeak. Esatto. Comunque, in più avevano dei dubbi su alcune azioni che si potevano fare, quelle anche, andate a vedere... sulla pagina di Bruti, quella ufficiale, c'è il nuovo regolamento, tutte le risposte. La terza versione del regolamento. Terza versione, forse, sì, perché ascoltano molto i feedback, quindi anche se avete feedback, corretto, andate, benissimo, lasciateli, sono abbastanza d'ascolto. Quindi, Bruti, è un gioco che, presa la scatola, messa su un tavolo, nessuno sa le regole o uno solo sa le regole e ci ha giocato una volta, lo consigliereste per farci una partita... quella sera? No, prego a voi perché io non c'ero. Tu non c'eri. Esatto, però posso dire la mia. Allora, a parte che, vabbè, noi abbiamo fatto una prima puntata in cui avevamo sbagliato tutto, però non ci avevo mai giocato. No, ma l'avevamo letto le regole lì al momento. Avevamo letto al momento. Se qualcuno ci ha già giocato è meglio, perché il regolamento è scritto un po' in maniera caotica, per cui invece che essere in un ordine ben preciso da seguire, le cose sono sparse avanti e indietro per le pagine, e delle volte, se uno non pensa che quella cosa debba avere una regola che potrebbe non essere nella pagina che stai leggendo, è difficile andare a cercare a trovarla. Quindi diciamo, io direi allora, il mio voto sarebbe un 7, 7 e mezzo, perché è un, diciamo, sì, con qualcuno che ci ha già giocato almeno una volta, o con qualcuno che sa leggere bene le regole. Esatto. Cioè sta molto attento quando legge, si ricorda le cose, o qualcuno anche, ovviamente noi avendo giocato la prima puntata non potevamo metterci a sfogliare il manuale, certo, tutto il tempo mentre giocavamo. Quindi di solito non capita questo se stai giocando con gli amici, c'è sempre uno col manuale in mano, magari se ne accorge. Sì, io concordo con la vostra valutazione. Non è un gioco sicuramente che è pronti e usa. Cioè ci vuole, secondo me, una certa pratica. O qualcuno che ci entra prima, o qualcuno che in alternativa sta continuamente col manuale in mano a controllare tutte le eccezioni. Perché il suo grosso problema, che è un problema che poi abbiamo rilevato in corso d'opera anche per un altro dei giochi che abbiamo giocato e che poi valuteremo, è proprio quello di avere un po' di eccezioni sulle diverse azioni. E sì, quindi tutti i regolamenti che
propongono molti se e molti ma, automaticamente richiedono che ci sia un giocatore che faccia, non so, il notaio della situazione, come nei quiz. Faccio l'avvocato del diavolo, però. Avvocatizzati. È uno di quei giochi in cui c'è quella piccola cosa che a me piace in un gioco, che è alcune regole importanti, se le sbagli te ne accorgi. Ah sì sì, vero, verissimo. Quando abbiamo fatto noi il pilota, che hanno visto solo alcuni, abbiamo sbagliato una regola abbastanza basilare in cui alla fine ci ritrovavamo senza carte in mano. E alla fine della partita ci sembrava un po', ma strano, cioè è impossibile contrattaccare in questo modo, mi ritrovo sempre senza carte in mano. Tu non ce ne hai mai, quindi il primo che fa scartare le carte all'altro ha vinto. Abbiamo controllato, non era assolutamente così, c'era una meccanica di riciclo delle carte che funzionava anche abbastanza bene e che noi avevamo completamente bruciato e ce ne siamo accorti da soli, in parte. Certo. Perché il gioco si vedeva che non poteva essere così. Secondo me quella è una chicchina. Una chicchina per quel mezzo punto in più. Giusto. Sì, le altre cose che ci hanno fatto notare, a parte che alcuni sono dubbi, non so ancora se abbiamo sbagliato, cosa abbiamo sbagliato, quanto abbiamo sbagliato, però non cambiano la natura del gioco. Esatto, questa è una cosa molto importante, perché se un errore cambia, come quello appunto che abbiamo fatto noi nel pilota, la meccanica proprio di tutto il gioco, ma ti fa capire esattamente come funziona... Vabbè, ti sei divertito quella sera. Esatto. L'importante è quello. La prossima volta la cosa migliore sarebbe se qualcuno te lo fa notare. Chi non è fortunato che gli lascia nei commenti, avrà qualche amico magari più esperto di quel gioco che prima o poi glielo fa notare. Oppure continuate a giocarci così. Se vi diverte, giocateci, chi se ne frega. Le house rule. Noi veniamo dai giochi di ruolo. No, infatti, i giochi di ruolo cambiano la prospettiva. Poi abbiamo gli altri di cui non abbiamo avuto nessuna segnalazione di errore. Non è detto che non ce ne siano. Comunque, diamo anche a questi una valutazione. Pandemic The Cure, quello con i dadi, la versione dei dadi di Pandemic. Pandemic The Cure, io ho visto un video, ci ho giocato, ho visto una partita dove ci giocavano, quindi direi che è un po' più adatto Claudio a iniziare a rispondere su questo. Io Pandemic The Cure, il manuale non l'ho assolutamente letto quella volta che ci abbiamo giocato. Sono tipo 3 pagine. E già non l'ho letto perché tu avevi guardato il video e ho detto va bene, mi fido di te. C'è da dire che almeno la versione con i dadi che abbiamo giocato è abbastanza basata su dei simboli che sono di facile intuito, quindi una lettura veloce del manuale è abbastanza sufficiente a capire. Sì, anche perché il manuale sono 2 pagine, tu lo giri, qua ci sono tutti i simboli con cosa vogliono dire, un esempio di un turno, fine. Io difatti a questo gli do anche un 9,5, perché secondo me è un gioco che potete benissimo prendere, mettere sul tavolo, giocare, guardare il manuale 5 minuti, giocare un attimo al gioco 5 minuti, poi i turni sono tutti uguali, se seguite l'ordine che è abbastanza scritto in più parti e anche parecchio grosso di come si svolge il turno. Ognuno aveva anche la carta con il turno. Non si può sbagliare, quindi questo è un gioco che assolutamente vale la pena prendere e giocarci al volo. Se avete qualcuno che lo conosce ancora meglio. Esatto. Anche un consiglio ai giocatori tutti, perché io sono il primo a fare questo errore, per esempio, quando vedete dei regolamenti ridotti come volume, quindi o poche pagine o un foglietto volante fronte-retro, non sottovalutateli, nel senso, non leggeteli con superficialità solo ed esclusivamente perché sono brevi, no? Perché io capisco la voglia di giocare, però capisco anche che molto spesso ci si fa trarre in inganno dalla dimensione del regolamento, noi lo sappiamo. E non vi fate ingannare dai troll, tipo XCOM, di cui parleremo dopo, esatto. Dove il manuale di istruzioni è una pagina, perché su questa pagina c'è scritto scaricati l'app per vedere le regole. Che sono chilometri. Che è barare, però. È barare. Quindi... Ok, poi abbiamo Cards Against Humanity, direi che qui possiamo andare su un 10 diretto. Allora, sì, diretto. Guardiamo 10 diretto perché il regolamento è non ci sono regole. Esatto, quindi è un gioco che potete, anzi è un gioco che è fatto apposta per prenderlo la sera che non state facendo niente. Chiaramente se lo trovate in ludoteca molto probabilmente lo troverete o in inglese o la versione italiana, quella stampata che non è proprio un granché. Hanno rifatto, giocate, ecco, hanno rivisto 9. La versione italiana. Hanno rivista? Hanno rivista la versione in italiano e l'hanno migliorata. Però allora io qui voglio dibattere. Sarebbe meglio un 9 per la lingua? Ma la lingua non fa parte di questo parametro. Però se loro trovano il gioco lì in ludoteca e dicono no, prendiamolo, lo prendono, aprono tutto e tutto in inglese. 9,5 con la lingua?
Allora, il punto è che non è solo il regolamento qua, è che È proprio solo le non ci puoi carte. giocare. Esatto, non ci puoi Ok, giocare. ma allora. Quindi 10 barra 0. Cioè, non è come Pandemic che dici, sai, il regolamento in inglese magari è un po' ostico, però poi il gioco lo capisci lo stesso. Qui non puoi proprio giocare. Va Sì. da 0 a 10, è binaria la Quindi cosa. è tipo 10 barra 0 con Esatto. la nota Ma secondo language me, dependent. allora, secondo me, essendo assenza di regolamento, l'immediatezza della giocabilità è 10. Sì, Il problema della sì, lingua è un problema che è trasversale a tutti i giochi, nel volevo senso che fare il il pignolo, cazzimoso, sì, ok, mi va perfetto. bene il 10. Ghost Stories, incredibile che nessuno ci abbia fatto notare errori perché io ci avevo giocato una volta e visto un video, ma non è proprio un gioco No, è semplicissimissimissimissimo. vero. Però gli do un 8 e mezzo perché secondo me qua, sala, se siete con amici che non hanno mai giocato da tavolo, che non hanno voglia di impegnarsi, no, lasciate perdere. Esatto. Però con gente che c'ha un minimo di voglia di leggersi una cosa, fare due tentativi, allora facciamo 8 e mezzo. 8 e mezzo 9. 8 al 9 gli Io gli do io. darei 8 invece, cioè lo vedo più vicino a Brutti che a Pandemic. Sì, però l'appunto che faceva Claudio qui non c'è, ci sono altri motivi, ma l'appunto il regolamento è bello Bello scorrevole, sì. scorrevole. Va bene. E anche Ghost Stories dipende poco dalla lingua una volta che Ah uno ha sì, letto il... vero. cioè, se Sì. qualcuno No, ha letto il regolamento, gli altri non hanno bisogno poi di... era tutto simboli, ci puoi giocare anche Esatto, tranquillamente in una esatto. qualsiasi lingua. Una volta che hai Bravissimo. Sì. preso 8 Corretto. e mezzo, sì. Yes. Così è una media tra tutti. Castle Panic. Castle Panic io qui non posso commentare perché ci ho giocato tipo 5 volte, ho visto 4-5 video e mi sono letto il manuale 7-8 volte e qui non ci sono commenti, ma mi sarebbe piaciuto ci fosse stato il commento di qualche errore perché mi faceva entrare nel vivo del fatto di un gioco che hai giocato 1000 volte, come poi vedremo magari Dojo-kun, 1000 volte così e non ti rendi conto, non ti sei mai reso conto che quella regola era sbagliata, lì secondo me è pesante. Comunque, Castle Panic io perché sono di parte, gli do. Considerando che ci abbiamo giocato anche con l'espansione, no? Io direi quindi Castle Panic anche più espansione 8 e mezzo. Io sarei stato Ma forse 9. più sull'otto perché comunque c'è della roba. E non è... è vero che le regole sono abbastanza immediate perché ogni carta ti spiega cosa fa. Però è anche vero che uno che presta poco attenzione si perde sicuramente qualche cosa. Che sia il colore, che sia dove vanno messe le cose. Sì, però quelli sono errori che di solito capitano dopo, nel senso che devi tirare il dado per far venire i mostri o far apparire delle cose. Tu sai che devono apparire, ma magari le posizioni male. E perdi un sacco di tempo quando uno non sa giocare a dire, ah ok, ma quindi forse posso fare questo, posso fare quest'altro. Cosa fa quello? C'ha il simbolo lì, che abilità c'ha? Però è difficile sbagliare. Chiaramente è un gioco che diciamo, allora facciamo così, gli do un 8 e mezzo, scendo dal 9, 8 e mezzo perché è un gioco che ci potete tranquillamente giocare lì all'istante, appena arrivate, però se ci giocate con tutti che non hanno mai giocato, perderete tempo durante il gioco, Eh sì. parecchio tempo durante il gioco per andare a prendere riferimenti, icone, abilità, quindi durerà sicuramente di più. Sì, sono d'accordo. Ma anche un'oretta in più volendo con Sì, una sì. partita del genere. Esattamente il punto che Sì, volevo ok. arrivare io prima. Che non è però del regolamento, diciamolo. Non è strettamente del regolamento, È l'avanti e indietro quando ci no. sono un sacco di riferimenti da Sì. prendere. XCOM! XCOM ci avevo giocato anche quello qualche volta, un paio di volte forse. Abbiamo anche dei commenti. Sì, abbiamo due Esatto. commenti. Uno, ci fanno notare che gli UFO che sopravvivono in orbita alla fine del turno fanno aumentare il panico nei continenti o nel continente Col col panico panico minore. minore. E noi ce lo siamo perso Ce lo questo siamo perché un paio di volte dimenticati. ci sono arrivati un paio di UFO in orbita. E in più, quando un continente va in panico a livello arancione, gli UFO vengono tutti tolti perché tanto non puoi andare oltre, quindi è inutile Certo. che siano in quel continente. Sono due errori che cambiano il gioco? No. No, al massimo ci avrebbero fatto perdere un po' prima, ma non mi pare che Esatto. noi abbiamo perso per quel motivo. Secondo me era come giocare a livello appena più difficile. Cioè, noi abbiamo giocato a un livello appena più facile del Sì, ma livello neanche di un cui... livello, perché lì un Esatto. livello più difficile ti arriva una Chiaro. mazzata qua che ti svegli il giorno dopo. Quindi io XCOM, l'unica cosa è che ha bisogno prima di qualcuno che si
faccia il tutorial dell'app. Quello è indispensabile, altrimenti lo puoi fare, ma la partita invece che durare 2 ore te ne dura 5. Quindi gli darei un 7 più. Sì. Io gli avrei dato anche 8, perché in realtà una volta che hai l'app, è l'app che ti dice che cosa sta succedendo. Però devi essere lì, devi avere un tablet, quindi accessibilità. Sì. Ci sono delle barriere architettoniche. Quello senza dubbio. Il regolamento di per sé, però... è molto facile perché ti fa fare una missione, quindi però devi avere il tempo di fare tutta quella missione. Sì, non fai solo quella. Se, esatto. E poi la volta secondo dopo me, secondo me, esatto, secondo me invece app driven potenzia. Diciamo che sarebbe... cioè se lo dovessi leggere sulla carta sarebbe sicuramente tanto, un voto basso. Perché comunque se, il gioco è secondo me è la cosa, dobbiamo capire questo che voto darci, perché stiamo anche noi arrivando, cercando di conclusione. Una conclusione. Certo. Secondo me ci sarebbe da dire che è un 5 per il fatto che se non è un tablet non ci puoi giocare, sì. O un portatile in quel momento. E l'altro per il fatto che se ci vuoi fare una sola partita puoi fare solo il tutorial, perché sennò non puoi giocare. Sì. Se invece sarebbe un 7,5-8 se... beh, il tablet può capitare di averlo anche un PC, o magari te lo sei portato apposta perché volevi provare XCOM. Diciamo che l'altra parte è che se... ti piace il genere, molto probabilmente farei un'altra partita e poi la prima partita dopo il tutorial, quindi la partita che farei la settimana dopo, quando ti capita, sei già te la godi mille volte di più, sì, e sì. Già ti sei goduto il tutorial, perché comunque è carino. Sì, 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 no, no, infatti io sono d'accordo. Però appunto per quello dico sono un po'... ma bisogna vedere se noi ascriviamo l'app a il regolamento o no, cioè nel senso... perché... beh, l'app è il regolamento, perché sennò il regolamento è scarica l'app. Sì, a un punto gli dai 10, sì, perché sì, per sì. Leggerlo non puoi sbagliare. Certo, chiaro. Puoi comunque sbagliare perché essendo a differenza, no, a differenza di Mansions of Madness, ad esempio, che è sempre su app, però questo è anche a tempo. La sì. Possibilità di sbagliare qua comunque c'è. Sì. Perché c'è la pressione del sto facendo, ho buttato una roba in più. Ma, ho dimenticato ma perché cosa. Noi abbiamo giocato a modalità media. A modalità facile nel tutorial, quando metti pausa non c'è il timer. Ok, io prendo la modalità media come okay. Quello che è esatto. La media, letteralmente. Però in questo caso non consiglierei di iniziare con la modalità media. No, no, quello facile, senza dubbio. Facile, facile. Facile, considerando che devi fare per forza il tutorial, quindi diciamo così. Allora, il gioco è semplice, perché è molto semplice. Quindi sarebbe anche un voto alto. Io gli do un 7,5 perché sei obbligato a fare il tutorial. Sì. Questo è vero, è un rallentamento non indifferente. E sei proprio obbligato, sì, non sì. Puoi saltarlo. No, no, non puoi. Quello è vero. 7,5? 7,5? Io direi anche 7. Quindi 7,5. 7 più. 7 più. Facciamo come i voti, quindi c'è 7 più, 7,5. Dal 7 più a 7,5 meno, sì. 7 all'8, 8. 8, 8 più, ok, non facciamo i meno. No, meno no, brutto. Betrayal! Ah, uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Betrayal, io consiglierei di guardare un video prima, non è necessario. Aiuta però. Aiuta soprattutto, diciamo che dovrebbe conoscere le regole chi fa il traditore. Sì, molto bene. Perché chi fa il traditore se ne deve andare da un'altra parte, leggersi le regole e se non capisce non può chiedere agli altri, perché mentre gli altri possono continuare a sfogliare il manuale esatto. E raccontarsi le regole. Quindi Betrayal, nonostante per me è un gioco da 10, gli do un 5,5. Addirittura sì, perché è necessario che sappia le regole il traditore. È vero, però il traditore si fa 6, 7, 8 round prima, ma non sa nulla del combattimento, non sa nulla di quello che può fare. Tu la prima volta che ci hai giocato, difatti, che eri diventato il traditore con la strega, quando avevamo giocato insieme, ti sei saltato un sacco di cose perché non hai capito come potevano funzionare, che potevi rubare alla gente, potevi fare, cioè magari non 5,5, 6. Però è un gioco che se vi mettete lì, almeno un paio, una persona minimo deve leggersi il manuale prima di iniziare. Sì, e diventa. Cioè... a meno che non vi vogliate perdere la cosa più bella del gioco, esatto. E mettervi tutti al tavolo a discutere. Ma ti posso attaccare per rubarti la rana perché mi serve per finire la missione? Però sai anche una cosa: il fatto che. Ad esempio, io non sapessi alcune cose, non ha rotto il gioco. Ho perso,
ma non mi ha rotto il gioco e non mi sono annoiato di più perché non ho potuto fare quella roba lì. Anche questo è vero. Per cui non Giustissimo. sapere la regola non ha Non usare le mie distrutto. parole contro di Non ha distrutto nulla. No, No, è quello è vero, quello è vero. vero. C'è secondo me il problema della strategia di gioco di chi poi a un certo punto si trova a giocare da solo. Sì, però a questo punto giustamente devo correggermi perché Prego. io la prima volta che ci ho giocato mi è capitato tipo, la seconda partita di fare il traditore, ho sbagliato un sacco di cose, ma mi sono divertito tantissimo, quindi alzo il mio voto a 7,5. Perché giustamente diciamo che poi ne metteremo uno solo di voto, ma sarebbe per me un 7,5 per chi si vuole divertire, 5 a chi interessa giocarlo esattamente come è stato disegnato alla prima botta. Io sono più sul 7, perché comunque secondo me è uno di quei giochi di cui bisogna sapere bene il regolamento per entrare bene nell'atmosfera. E quindi secondo me è molto meno immediato di quello che può sembrare. Quindi facciamo un Per me è un bel 7. gioco, Per me è un assolutamente. 7, perché comunque anche, Come siamo ripeto, buoni questi il non giorni. sapere le regole non è una cosa che ti impedisca comunque di giocarci secondo il regolamento, perché comunque non è che con la strega io avessi sparato le palle di fuoco che non potevo No, lanciare. chiaro. Non ho fatto delle cose che avrei potuto fare e ho perso, ma mi sono lo stesso divertito a fare Certo. e avevo una mia Sì, quello strategia infatti per anch'io me mi sono stesso. divertito alzato. Però a questo punto, fino adesso, di tutti questi, nessuno sconsiglieremo di No, giocarsi così in prima dopo ci sono, non botta. ti Magari, preoccupare. magari diciamo, tenetevi buoni due XCOM e Betrayal. Se Più XCOM, più secondo me, in XCOM. Quindi realtà. abbassiamo XCOM, secondo me. Secondo me sei al 7. Sempre con la riserva, che visto che tanto se state ascoltando e guardando i voti, sapete che c'è, Esatto. che se vi volete fare il tutorial, che è molto divertente uguale, Esatto. potete farlo in Potete diretta. assolutamente farlo in diretta. Diciamo che se lo state facendo per insegnare a qualcuno, perché solo uno sa giocare un po', lui si rompe un po' le Sì, quello scatole. Quello sì. sì. Munchkin Quest, mostri, dungeon e brutte cose. Qui non ci sono stati fatti notare errori nei commenti, No, ma ce li ne avevamo siamo notati accorti noi tutti in noi, partita, esatto. tipo al secondo, terzo turno, che quella è una cosa abbastanza positiva, anche Sì. se mi faccio da avvocato del diavolo contro me stesso, Ok. perché mi sono appena ricordato che in realtà le avevo notati io perché mi ero messo a leggere il manuale. Esatto. Quindi non era proprio per meccaniche. Perché no, non era per meccaniche, ma era perché a un certo punto l'elenco delle eccezioni era talmente lungo Che ci siamo che andati a leggere il manuale. ciascuno di volta per volta, mentre gli altri giocavano, si leggeva il manuale. Infatti io Quindi a Munchkin Quest rincarerei la dose che già abbiamo sì, no, beh, io caricato l'ho a suo tempo. brutalizzato con un 4,5, me lo ricordo ancora, ma perché E io secondo gli darei me. 5, 5,5 al Ah, e così massimo. sarebbe brutalizzare? Io resto sul mio 4,5, Io ma. quando ho visto le eccezioni e i rimandi avanti e indietro, a me una Allora, cosa del se. genere sul regolamento mi manda i matti. No, perché Secondo me non diventa. raggiunge la sufficienza, ma è un po' meglio di quello che è secondo voi per un semplice motivo. E Munchkin mi aspetto che faccia così. Sì, Però a un certo punto diventa una scusa. Sì, non Ah, lo voglio ok. Però no, difendere. ma è sempre nell'ottica di quella cosa lì, però. Dobbiamo Sì. vederlo anche. Ha rovinato il gioco? Secondo me il fatto che tutti e tre a turno continuavamo a sfogliarci il manuale perché non riuscivamo a capire come Sì, funzionano no, no. le cose, quindi io gli do un 5. Io mi ricordo, eravamo in quattro, c'era anche Andrea e continuavamo a girare il manuale mano 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 Per mano andare a mano mano controllare per le andare a eccezioni. controllare che gli altri non incappassero in qualche eccezione. In più, secondo me, ha una barriera d'ingresso ancora più forte, che è quella che riescono a partire e a giocarci in qualche modo quelli che conoscono Munchkin, cioè che sono già nell'ottica mentale di come funziona Munchkin. Chi invece lo comprasse ex novo deve vincere anche lo shock della deregolamentazione di gioco. Vero, vero. Quindi secondo me, per quello che mi riguarda, il suo 4,5 se lo riporta a Io casa anche direi sto un giro. 5. E facciamo 5, Va allora. bene, È siete di una proprio. bontà, siete la maestrina della penna rossa di Il Libro Cuore, No, la siete. penna blu, infatti. Quindi. Andiamo su Love Letter, un altro dei miei Love giochi preferiti. Letter 10 per me. Io 9,5. No, Prego. 9,5 perché è. Le regole all'inizio, secondo me, solo dal fogliettino, se uno non ci ha mai giocato e non ha capito la meccanica,
potrebbe dare, cioè giusto, facciamo 9 al 10 allora, non 9 e mezzo, però proprio la perfezione, che secondo me la perfezione è appunto in questo caso Cards Against Humanity. Vabbè, perché lì manca completamente, è un altro discorso. Però diciamo, viste anche in relazione tra di loro, se abbiamo dato 9 e mezzo a Pandemic, direi che 9 al 10, siamo 10 ci sta. Sì, anche perché... Giocate, se lo trovate in ludoteca, cosa che sarà impossibile perché io non l'ho mai visto. No, perché vabbè, avranno sbriciolato le carte. Esatto. Se non ricordo male, la Forgia degli Eroi ce l'hanno. Ce l'avevano, andate a giocare alla Forgia degli Eroi. Humanity hanno. Grande. Andate a giocare alla Forgia degli Eroi, esatto, perché sono due tra i ottimo, più alti. Esatto. Sono giochi che, essendo comunque anche nella loro natura di filler, di... Ok, prendete e giocatele tutti. Esatto. Sì, sì, questo è verissimo. Siamo a Pasqua. Esatto. Vabbè, così. Poi c'è Exploding Kittens. Ah, questo è un altro gioco che cool sembra... Guys Don't Look at Gattini. Che sembra facile, però in realtà qualcuno che deve aver letto il regolamento... Sì, però il regolamento è una... È lo so. Una pagina. Lo so che è una pagina. Anche Age of War è una pagina, abbiamo sbagliato lo stesso. Però è però Age of Kittens. Sì, Age of Kittens. Age of Kittens. Benissimo. Age of Kittens, fate il gioco Age of Kittens. La crasi, esatto. Age of War con i gattini, che bello. Sai quanto vendi su Facebook? Fantastico. Veramente. Age of War con i gattini, Age of Kittens, Age of Exploding Kittens. Esatto. Per me è un 9,5. Perché è un gioco che ce ne... lo prendi... Io ci ho giocato in nave con mio fratello. Ci ho giocato... Beh, che ci avevo già giocato, chiaramente. Nave con mio fratello, ci ho giocato con mia madre. Io so che la prima volta che vi ho visto giocare, non ci ho giocato, è stato alla QWERTYTON 2 anni fa. E può essere che io fossi un po' addormentato, ma non ho capito subito che cosa stava succedendo sul tavolo. Ok. Sì, vabbè, ma lì era anche perché tu eri appena reduce. Diciamo che la facciamo così: è 9,5. Gli tolgo quel mezzo punto. 9. Perché se siete reduci da 36 ore senza aver dormito, tipo Claudio, può essere un po' confusionario il regolamento. Esatto. Va bene, ok. Oh, perché 9? Tu hai detto meno? Io ho detto 9. Ah, e tu? Io 9. Avrei detto 9. Ah, quindi. Ok. Arkham Horror, Yayak to Luftang. Ecco, questo è uno... già il fatto che non abbiamo sbagliato niente, punto a favore. Sì. Altro punto a favore, prima di dare il giudizio, che va soppesato, e questo è quello a cui io prendo di riferimento questo parametro, è il fatto che è un gioco che l'80% si spiega mentre ci giochi. Vero. Ora andiamo con i lati negativi, ma secondo me sono due cose abbastanza importanti. No, io contestualizzo solo il nostro parametro al fatto che è l'unico gioco a cui abbiamo giocato, a mia memoria, a cui avevamo già giocato tutti. Sì. Perché secondo me questo... Ma non abbiamo sbagliato niente a quanto pare. No, sono d'accordo. Sono d'accordo. È possibile che l'abbiamo azzeccata tutta, come è possibile che qualcuno un bel giorno guarda. E visto che comunque queste valutazioni chiaramente non saranno mai scientifiche valide, certo, tra di loro tra 10 puntate, sapete benissimo questo, volevo dire soprattutto per il fatto, perché dipende molto dalle nostre esperienze personali. Sì. E ad esempio, secondo me, io e Claudio daremo un altro punto in più a Arkham Horror. Perché un paio di settimane fa ci siamo trovati qui, dovevamo giocare a D&D, manca gente, facciamo un gioco da tavolo. Eravamo indecisi tra Blood Rage, tra uno dei giganti che sembrava complicatissimo. Quello di Dungeons and Dragons nuovo, Sembrava complicatissimo, fino a che abbiamo detto, beh, io e lui lo conosciamo bene, andiamo di Arkham Horror. È stato, gli altri due hanno giocato al tranquillamente, al secondo giro già sapevano tutte le regole. Quindi io ad Arkham Horror sarebbe per me un 6,5 perché è complesso, ma gli do un 2,5 in più per il fatto che si spiega mentre si gioca e non ve ne pentite se vi mettete lì e ci giocate. Magari sbaglierete qualcosina, ma potete metterlo lì e iniziare a giocarci una volta che sapete qual è il turno. Diciamo, sarebbe meglio che qualcuno ci avesse giocato una volta, ho letto il manuale, ma non richiede che tutti siano dei grandi conoscitori del gioco. Beh, però per me è un 7, perché se penso a una serata di vergini in cui uno prende in mano il regolamento di Arkham Horror e si mette lì e lo deve leggere. Però non pensiamo solo ai vergini. No, non penso solo anche ai vergini. Prendiamone uno che lo conosce e l'ha letto prima, è comunque un bel regolamentone, cioè nel senso, cioè tant'è, però è vero che comunque anche quando abbiamo giocato abbiamo passato tutto il tempo col manuale in mano. Sì. Comunque cioè, però non è così, dico un'altra immediata. Cosa a favore, che è quando ci giochi
A differenza di un XCOM, che abbiamo dato un 6 al 7, un XCOM, se uno solo ci ha giocato, gli altri tre devono fare comunque tre ruoli, devono aver fatto il tutorial, devono aver sapere le regole. Arkham Horror, se uno sa le regole, si gioca tranquillamente. Sì, questo è vero, Ne basta uno però solo. secondo me più di sette e Non è mezzo proprio di no. Vergini, ne basta uno però. Mentre appunto XCOM non ne basta uno. Ti direi sette, sette e mezzo, Anch'io. perché comunque Oh, è una democrazia. l'immediatezza Nella non è democrazia proprio, non è 7 e mezzo va immediato. bene. Per me era un 9, quindi andiamo su 7 e mezzo. Ci sta. C'era una volta, Fiabel torna al Questo è un tavolo. altro Cards Against Humanity, quasi. Questo è un altro. Quasi. Allora, io gli darei a questo direi di base 10, ma gli darò 9 e mezzo perché dovete, se lo trovate lì davanti, dovete pensare a una cosa prima di giocarci. Con chi Le ci state persone con giocando? cui sto giocando Esatto. hanno voglia di farsi una narrazione, due risate e raccontare una storia? Sì. Se sono persone il cui gioco della vita è risico, No, esatto. il gioco cala parecchio, ma cala C'è un tantissimo. fortissimo vincolo, è vero. Mentre Cards Against Humanity ci puoi giocare con i tifo, gli ultras, I i cafoni. cafoni, i fighetti, i Sì. nerd, qualsiasi cosa. C'era una volta, secondo me, con i classici jocks non ci giochi, quindi devi vedere la compagnia, quindi gli Sì, dare 9 e mezzo. sono d'accordo. Un po' come Sì, Oscuro Signore, a cui non abbiamo giocato come quel gioco, ma ci avete sentito A sicuramente Fumble. a Fumble e alla QWERTY. Alla QWERTY. Io non c'ero alla QWERTY, no. Ti sei perso una delle partite più belle di Sì, E Oscuro abbiamo finito i Signore. primi 3, 6, 9. Quanti cacchio di vita abbiamo fatto? 20. 12 video. Questo, quello che stanno guardando adesso è il 21esimo, 22esimo, perché c'è anche lo speciale di... Esatto, c'è anche lo speciale di di C'era una Moa Athena volta. Play Che ho che vi segnato anche consigliamo di quello. ascoltare assolutamente Ah, perché è quello un del grande diavolo, gioco. Ma no. della prima non so se uscirà prima o dopo Non questa puntata. ascoltatela perché è un gioco di merda. Ma non è di Non parte. compratelo, fa schifo. È un gioco orribile. Ha rovinato la reputazione di Evanno, che era uno dei miei preferiti perché c'era un'avventura grafica bellissima su Evanno. E adesso lo odio. Quindi, 8 Mission accomplished. minuti per un impero. Conquistare non è mai stato così veloce. Ok. Qui andiamo sui punti quelli un po' particolari. Ci Vai. hanno fatto notare che dopo aver preso la carta e eseguito l'azione, Sì. quelle che compri, bisogna far scorrere le carte verso sinistra e riempire con la carta nuova quelle sulla destra. Per chi non conosce il gioco, per chi ha seguito poco, ha guardato un attimo, le carte costano in valore crescente. Da zero Quella più a anche. sinistra costa di meno, quella più a destra costa di più. Hai questa serie di carte e tu puoi comprarle. Noi, quando ne toglievamo una, la rimettevamo quella nuova al posto della stessa. Ok. Quindi, se toglievamo una carta che costava 3, ne rimettevamo un'altra e quella costava 3. In realtà tutte le carte nuove costano il massimo perché scorrono tutte a sinistra. Questa è una di quei casi in cui dicevamo prima, in cui ci siamo parati prima, dove l'errore ha cambiato, diciamolo, completamente il gioco, nel senso del risultato, del vincitore. Nel senso del E nel vincitore, senso senza del dubbio. vincitore ha cambiato sicuramente il risultato. Ha cambiato il gioco? Secondo me, zero. Molto poco. A me viene da azzardare un zero perché, ok, che la carta nuova non puoi prenderla che costa poco, però a noi avevamo messo un altro livello di strategia dentro il gioco che di base non c'è o Sì. che viene sostituito da quell'altro. Noi abbiamo messo una cosa di strategia che mi prendo quella carta che costa zero, sapendo che quello dopo di me potrebbe uscirgli una carta che gli serve di brutto e costa zero? Sì, certo. Quindi in realtà noi l'abbiamo migliorato, no scherzo. No. Migliorato no, però. Abbiamo dato noi un livello di strategia che sarebbe venuto fuori in un altro modo. Secondo me l'impatto sul ci potete giocare, intanto sul ci potete giocare, Quello sì, la lì risposta è è sì. proprio zero. E in più l'impatto su quanto è comprensivo il regolamento dopo una prima lettura, perché lì l'abbiamo giocato e Ci lo avevo giocato conoscevi una solo tu, volta ci hai io. giocato tu. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, però non cambia assolutamente il senso del gioco. No, sono Quindi d'accordo. io sto sull'8.
8 e mezzo, anche perché è un gioco velocissimo che puoi fare in 10 minuti. Sì, è un altro di quei giochi che secondo me giochi anche 10 partite in una sera. Cioè, ed è anche un altro di quei giochi, come diciamo, di C'era una volta. Sì. No, scusa, di Arkham Horror. Di Arkham Horror. Che intanto si spiega anche molto mentre si gioca. Sì. Un po' meno, ma si spiega mentre si gioca. E poi, se avete una persona che lo conosce un po', potete giocare proprio immediatamente appena lo mettete sul tavolo. Se non ce l'avete, 10 minuti e potete giocare. Sì. Esatto. Secondo me, io dico la mia, lì se, presi dalla partita in sé, siamo stati molto, molto leggeri su quella cosa, perché in un certo senso era abbastanza intuibile. Sì. Nel senso che c'era l'ultima carta a destra, continuamente bloccata da 3. Siccome hai 5 carte da comprare, se non mi ricordo male, 8 mi pare, dipende dal numero di giocatori. Fateci notare nei commenti. No, succede, succedeva a un certo punto che tu per economia dicevi vabbè, ma quella da 3 non la comprerò mai, cioè, no? Per cui se ci fossimo soffermati un po' più degli 8 minuti probabilmente, no, della partita, avremmo detto no, ma questa qui deve essere una cosa che non è possibile, perché comunque io direi 8 e mezzo. Sì, anche sì, 8 sì. E mezzo. Secondo me sia una soglia accessibile. Questo se lo trovate e vi avete magari neanche guardato il nostro video, ascoltato il podcast, vi interessava provarlo, provatelo lì al volo anche senza sapere le regole. Sì, sì, sì. Oltretutto questo è anche in italiano, non c'è nemmeno l'ostacolo della lingua, quindi proprio... Esatto. Passiamo al gioco corto e mi raccomando, non fatevi influenzare dalla lunghezza del gioco, perché non conta la lunghezza del gioco, ma conta come lo si usa. Sì, sì, certo. Come dire, Casa della Follia, avventura Fuga da Innsmouth. Diamo subito, che però non fa voto, uno zero sulla parametrazione dei tempi. Perché c'era scritto, se non sbaglio, adesso vorrei sbagliarmi perché era uno dei più lunghi. Era 180 minuti. 180 minuti, uno di noi sapeva le regole, in più poi il resto è tutto up, quindi quello in realtà va a favore del voto. Tu sapevi le regole e io ci avevo già giocato. Ho giocato. Non dura 3 ore, no. Non dura per niente 3 ore. A meno che... Poi è chiaro, noi siamo dei wannabe GDR. Al netto, no? No, ma poi noi abbiamo fatto un wannabe GDR dove raccontavamo le cose. Sì, è una notte buia e tempestosa leggendo tutto, mentre lì leggi tu, magari fai notte buia, bla bla bla, tira follia e tiri. E la riduci di 2 ore il gioco, sì, però ti perdi un sacco. Sì, cioè ti perdi tutto il pezzo, però. Comunque io, Case della Follia, ci fanno notare un commento che però lo metto più che per far capire che è una cosa del regolamento. Ci hanno fatto notare che a un certo punto, quando dovevamo muoverci, abbiamo contato, non so se qualcuno ha visto il video, spero per voi, in un tempo molto libero, e voi se ve lo ricordate, c'era stato un ghippo, a un certo punto ci siamo intralciati sul capire, ma questa casella che è dentro un'altra casella conta come una casella se la attraverso? Esatto. Che erano tipo i capanni. Sì, sì, giusto. Qui ci fanno notare che abbiamo sbagliato un conteggio del movimento di una casella. Io qui non darei una colpa alle regole e alla lettura delle regole al volo, ma al fatto che noi non solo eravamo bolliti, ma addirittura all'impartita ci siamo chiesti, questo qui è più un difetto del regolamento, che non ti esplicita proprio il capanno conta come un in più, una riga, la mettevano lì, sarebbe stato meglio. Sì, è che secondo me quella lì è la classica, la storia lì del capanno è la classica situazione da esplicitare con un esempio di gioco sul regolamento, cioè perché è l'unica eccezione al movimento in un tabellone, sì, a movimento libero. Così ti pari anche dai puristi, perché i puristi dicono non c'è scritto il regolamento, però c'è l'esempio di, quindi, gioco, si fa così. In cui conta 2, e allora vuol dire che... Se qui conta 2 vuol dire che conta 2, non andranno a aprire un topic su Board Game Geek, esatto, per chiedere quella cosa lì. O forse sì. Provo a darsi. Quindi io gli do un 9. 9 perché, allora, intanto diciamo di base che però non fa parte del voto, che è un gioco che se siete in settimana... Non giocateci. No. A parte il tutorial, no, che comunque vi durerà 2-3 ore, non giocateci. Sabato o domenica. Se però se giocate il sabato e nessuno conosce le regole, potete giocarci tranquillamente. Sì, il manuale si legge in un attimo, ma in realtà, tutte le cose te le fa vedere poi l'app. Il manuale non serve, cioè, se lo legge uno, ma... Sì. Il grosso degli errori li fai perché non ti sei tolto un'azione cliccando sull'app, non hai contato il movimento, hai cliccato su una porta ma non potevi perché in realtà eri più lontano, perché hai tracciato male tra app e tabellone. Sono problemi però di interazione gioco-app, cioè, esatto, che non inficiano sul assolutamente. Voto. Quindi io sono sull'8.
Sì, io stavo sull'8,5. Quindi facciamo un 8,5. Preso. Perché quindi giocateci se vi capita di avere queste 2-3 ore libere, esatto, per il tutorial. Esatto. Per il tutorial, mi raccomando. Che è carino il tutorial, è una bella storia. Chiaro, dopo che la fate la prima volta vi rompete, volete farne un'altra, aspettate a fare Innsmouth finché non è un sabato, un venerdì sera, e non lavorate il sabato. O assicuratevi di poter lasciare il tabellone lì esattamente com'è, perché quello, se non ricordo male, l'app ti permette di mettere in pausa, puoi mettere in pausa e salvare, perché sanno che i tempi non sono quelli. Allora, quindi se avete una stanza dei giochi in cui ci sono solo giochi, lasciateli sul tavolo, come è stato il tavolo mio di casa quando ho preso Mage Knight. Ecco, vedi, e ve li vedete perché facevi le partite, lasciavi lì e le finivi in 3 sì, giorni, perché sono lunghissime. Passiamo a C'era una volta lo speciale di fine anno. Qui vabbè, siamo uguale a prima, è lo stesso gioco. King of New York. King of New York non è propriamente un filler. Ammicca al filler. È semplice, non abbiamo avuto commenti. È semplice da giocare, sì. Se qualcuno ha giocato anche solo a King of Tokyo, si legge 2 righe del regolamento ed è a posto. Se nessuno ha letto, vi sfogliate il manuale in 5 minuti. Per me è un 9,5. Sì. Sì. È uno di quei giochi che, a differenza di Cards Against Humanity e Love Letter, Exploding Kittens, e C'era una volta, che prendete, ci giocate di, questo è un gioco che può far serata. Sì. Anche gli altri, però ci fai più partite. Questo già da solo, già me, da solo impegna, è un po' impegna più, un po' di tempo, è un po' sì, più premio. No, soprattutto per il voto che stiamo dando adesso, il regolamento è leggero, sì, e leggibilissimo. È chiaro, semplice, è non ci sono. No, allora, se però giocate di martedì sera, funziona così il gioco. Le eccezioni praticamente non esistono. No. No, in più se ce l'avete lì lo prendete e potete iniziare, mentre uno inizia a montare, a mettere le cose sul tavolo. L'altro legge. Diciamo che se trovate King of Tokyo e volete ancora meno sbattimento nelle esatto, regole, giocate a King of Tokyo prima e poi vi fate un King of New York. Dead Man's Draw, 15 uomini sulla cassa del morto. Dead Man's Draw, 9,5. Perché non c'è regolamento, non c'è proprio. Ci sono solo le carte riassuntive con i poteri. Fine. Sì, l'unico regolamento è ricordati di stare sotto un certo punteggio. Ma quello è se giochi solo con le aggiuntive. Ok, sì. Ci sono delle carte che erano delle regole aggiuntive per vivacizzare un po' la partita. Sì, sì, beh, quello il regolamento di Dead Man's Draw è occhio a come metti in combinazione le carte e ogni tanto ricordati di fermarti quando peschi, perché esatto, altrimenti sballi. E soprattutto l'altra cosa di Dead Man's Draw è che secondo me una delle uniche regole che è importante per il gioco è all'inizio fare la pila degli scarti, esatto, con le carte più basse. Se tu te lo dimentichi non cambia assolutamente niente nel gioco. Sì, anch'io sono convinto che sia un 9,5 pulito proprio. Tutto anche perché rientra tra quelli che abbiamo fatto nei vari filler. Sì, quindi. Sì, sì, sì. Age of War, qui abbiamo un commento che è anche importante per il tipo di gioco, perché questo qui è quello che ci ha fatto pensare, ma forse la rifacciamo questa puntata. I castelli possono essere conquistati riga per riga, ma solo una riga per lancio di dadi, non si possono mettere dadi su più righe nel corso dello stesso lancio. Questo è importantissimo perché ti rende molto più difficile conquistare i castelli degli altri, prendere i castelli, e quindi rallenta un po' tutto e impedisce anche quelle cose che possono capitare dove uno a fortunissima all'inizio si prende quei due e ha chiuso la partita. E tanti saluti. Però anche qui bisogna fare l'appunto. Il senso del gioco cambia? Secondo me diventa più lungo ed è come, la vedo quasi come, come diceva Claudio, una variante hard mode. Cioè potresti giocare al gioco very very easy e veloce, che è quello che abbiamo giocato noi, che è sbagliato, diciamolo, è chiaramente sbagliato, sì, sì, o giocare alla versione normale, che è la versione più difficile. Ma in sé, secondo me, il gioco cambia veramente poco, perché comunque noi ci rimanevamo sullo stesso clan. Ok che mettevamo su più righe, ma non potevamo poi passare a un altro castello una volta che eravamo andati nello esatto, stesso. Esatto, diciamo che diventa tutto molto più complicato e è più difficile, diventa più lento chiudere la combinazione dei castelli dello stesso clan e di conseguenza naturalmente assicurarsi un tot di punti. Quindi qui io dirò, visto che comunque è molto scientifica questa valutazione. Chiaro, esatto, cioè, abbiamo studiato il KPI, come dicono gli industriali. Chiaro. Per oppure, ore. O i DKP, la valuta di World of Warcraft. praticamente io gli darei comunque un 8,
Perché ok che abbiamo sbagliato una regola fondamentale, ma io ci rigiocherei adesso sia con la regola sbagliata, sia con la regola normale. È un gioco velocissimo. Se siete lì, ve lo trovate. Anche se sbagliate la regola, ci giocate tutta la sera tranquillamente. Sì, no, beh, secondo me Age Essendo uno di of War quei filler, è fatto in bene. pulizia. Allora, Age of War è un altro caso in cui abbiamo sottovalutato il Esatto. Sì, regolamento e abbiamo sottovalutato l'allegria e abbiamo detto, il regolamento. vabbè, dai, vai. In realtà in quel foglio erano scritte quelle due o tre cose che non potevano essere fatte e che noi naturalmente abbiamo fatto. Beh, chiaro. Io gli darei anche 9. Io starei più sull'8 personalmente, perché è vero che l'ho preso magari sotto gamba quando l'ho letto, proprio perché era solo una pagina. Però ci sono altri giochi solo di una pagina in cui la regola non cambiava così tanto, tipo 8 minuti per un impero. Sì, Sì. cambiava, ma non così Beh, 8 tanto il minuti con l'impero, gioco. non, diciamolo, era 3 pagine, quindi 3 volte più cose da leggere. E però l'ho letto meglio di Age Sì. of Anche War. perché quella, cacchio, dovrebbe essere una cosa che vedi subito, se ti è sfuggita subito, in una pagina vuol dire che si fa anche sottovalutare il regolamento. Esatto, Sì, sono nel d'accordo. ammasso generale della poca roba che c'è in Age of War non c'è un netto contrasto tra il fluff sopra dei daimyo I che si daimyo si picchiano e spicchiano, saltano nel e le mondo. quattro regole che ci devono Ok. essere. Giusto, giusto. Sì, ci sta. Quindi ci Quindi sta. 8 più la media viene. Dojo-kun, per vincere dopodomani. Ciao Valerio, Ciao tornerà a Valerio. trovarci per qualche altra Yeah. partita. Yeah. E questo abbiamo alcuni commenti. Ci hanno fatto notare che intanto i punti prestigio che si guadagnano al torneo, più di una persona ce l'ha fatto notare, si guadagnano solo alla fine del torneo, non ogni volta che ci vai sopra, quindi che avanzi. Quando due allievi dello stesso dojo si scontrano, gli altri guadagnano automaticamente un punto per la scommessa vinta. Le quest, quando si passa dal mese del loto bianco al loto nero, rimangono ma continuano a scorrere. I punti prestigio, questa qui non ha cambiato assolutamente niente. Quelli che prendi con le tessere si prendono solo a fine partita. Noi non li abbiamo mai spesi, però in teoria tu a quel punto noi potevamo spenderli, sarebbe stato sbagliato. Certo. E in più la mossa, quella che dicevo io, che però questa abbassa un po' il valore negativo, diciamo, che è quella che io vi ho fatto notare se andate a vedere la puntata della La ferita, famosa ferita. Certo. perché non aveva alcun senso applicare la ferita dopo che tu hai perso. Invece le ferite vengono applicate nel momento in cui vengono inflitte, Certo, e perché quindi invalidano, tiri meno dadi, che certo. è molto più forte come cosa. Ci abbiamo un po' di errori. Diciamo, Sì. io non parlo per Valerio, per come ci ho parlato, ma ovviamente sarebbe stato meglio se lo dicesse lui, poi correggici tranquillamente e lo Facciamo diremo. il roundup del Il roundup del roundup. roundup, facci un commento, scrivecelo. Credo che lui si considerasse parecchio forte Ferrato, sul beh, ci aveva detto che regolamento. ci aveva giocato Sì, cioè 8-10 ha volte. giocato un bel po' di volte, ha letto il manuale, noi abbiamo visto un video prima di Io giocarci. ho letto, io ho provato a leggere anche il manuale e qui arrivo, secondo me, il manuale non è fatto proprio No, bene. abbiamo visto anche un video e abbiamo sbagliato un sacco di cose. Allora, andiamo a dire che l'ultima, quella della ferita, Naturalmente gli errori sono sempre colpa chiaro, nostra, sempre cioè, nostra. giusto. La mossa che causa la ferita va fatta subito. Quello, secondo me, non è così grave perché ce ne eravamo quasi accorti da soli. Diciamo Sì. che sarebbe stato meglio trovarlo facilmente sul manuale. Però Sì. magari sotto ferita c'era proprio scritto, nessuno è andato a sfogliare molto il manuale perché non ne sentivamo il bisogno, che anche quello potrebbe essere una cosa positiva, ma poi vediamo. Quindi questo non molto. I punti prestigio che devi spendere lì potevano cambiare parecchio, ma a noi non è capitato, però direi che c'ha il suo valore. Le quest, quelle che rimangono quando si passa da una all'altro, è abbastanza importante. Quando si scontrano due e guadagnano entrambi una scommessa, questo secondo me è gravissimo, perché io sono andato a vedere esattamente come funzionava la scommessa, come funzionava il combattimento tra due dello stesso dojo, perché a me mi era capitato un paio di Sì. volte. Ero andato a prendermi il manuale, l'avevo guardato e questo sicuramente non l'ho visto, perché se no l'avrei detto lì in momento. E se un regolamento fosse fatto bene, dove c'è scritto come funziona il combattimento tra due dello stesso dojo, subito sotto ci dovrebbero essere tutte le cose rilevanti a quell'argomento. Sì, Quindi tutti gli altri automatici non ci probabilmente sono scommesse, tutti prendono un punto. è scritto nella fase
vado intuito, perché non me lo ricordo assolutamente a memoria. Nelle scommesse, esatto, è scritto nella sezione scommesse, ma però io ero andato a guardare. Ricordiamo che il regolamento di Dojo-kun è quello che ti dice: se è la prima volta che leggi questo regolamento, salta direttamente a pagina 5 e poi torna qui. Quindi E poi dei punti prestigio che si guadagnano alla fine, quello diciamo che è pesante se si vuole vedere il vincitore. Sì. Che magari avevo vinto io, bisognerebbe fare un conteggio. Ecco, oppure cioè, quindi questo vi dice che tutto il parametro è stato creato per rimettere in discussione il titolo di Dojo-kun, difatti, per yeah, quello che c'ha più testo. Esatto. E il vedi, mi ha fatto dimenticare cosa stavo dicendo. Stavi dicendo che i punti alla fine. I punti alla fine, però non cambiano assolutamente nulla di come funziona il gioco. No, è vero. No, perché tanto non li puoi usare mentre no, perché poi tanto li conti solo alla fine. Chi ha vinto? Io. Cambia solo quello nella partita. Quindi, però, diciamo che il manuale è abbastanza complesso. È un gioco che io probabilmente non ci giocherei se fosse il primo gioco e nessuno sapesse le regole. Io se avessi... quando ho preso in mano il manuale, prima che ci giocassimo, mi è venuto il magone, il coccolone, perché ho detto, io sta roba non ho voglia di leggerla perché è troppo complicato, incasinata per... Allora, io... per mettermi lì a leggerlo, sicuramente non una sera in ludoteca da prenderlo su e... Continua. Allora, io gli darei un 6,5. 6,5 perché se non c'è nessuno che lo conosce, probabilmente potete trovare tanti altri giochi quella sera a cui giocare, a meno che non volete mettervi proprio fissi. Se c'è almeno uno che lo conosce, invece potete giocarlo. Al massimo sbagliate qualcosa, ma il gioco come funziona lo capite. Anche perché tanto è uno di quei giochi che, come abbiamo detto poi nella valutazione, non è uno di quei giochi che apprezzi tantissimo la prima partita. È vero. Molto probabilmente una volta che hai capito le meccaniche, no, ma io non voglio fare il terzo perché il terzo non so cosa farmene, il terzo atleta, oppure il quarto è totalmente inutile perché due me ne bastano. Sì. Ah, conviene andare sulle quest, conviene fare queste cose. È uno di quei giochi che alla seconda partita sai chiaramente, hai una strategia almeno, sì, prima sì, no. Quindi gli darei un 6,5 comunque sopra la sufficienza. Sì, io 6. Sì, diciamo 6 perché se qualcuno ci ha giocato riesce a giocarci, però comunque anche avendoci giocato svariate volte ci sono stati 5 errori. Esatto. Sì, diciamo che diamo anche un buon punto appunto per i puristi, perché come noi sbagliamo è... capita, però il gioco spesso l'errore cambia parte del gioco. Questi non cambiano granché, però sì, facciamo però un 6 più. Però sono stati tanti. Sì, facciamo un 6 più. Poi magari, ho detto, di Kings of New York magari ne abbiamo sbagliati 12 e lì ci sarà il round up e il round up. Esatto. Round up. La review del round up. Comunque, grazie per i commenti. Queste sono le votazioni, quindi abbiamo in testa un da giocare Cards Against i filler, Cards sì, Against Humanity, Love Letter, Exploding Kitten, C'era una volta, Kings of New York, tra quelli un po' più corposi, Dead Man's Draw, su quelli invece un po' più massicci abbiamo Le Case della Follia, nonostante l'ora, le ore che, e tutte le premesse. Non stiamo valutando. Esatto. Infatti, qui è la soglia d'ingresso che... E un po' su par abbiamo Munchkin. No, Munchkin proprio no. Dojo-kun. Munchkin non ce la fa proprio. No, Munchkin non ce la fa in nessun caso. Dojo-kun, XCOM, se è la prima partita. Comunque, noi metteremo adesso nelle note poi queste valutazioni. Ascoltatevi la puntata perché, come avete visto, come in tutti i regolamenti, anche noi abbiamo varie eccezioni. Certo. Perché giustamente bisogna anche vedere quello. Sì. Chiaramente sì. Sì, sì. Che altro dire? Cosa arriverà? Cosa arriverà? Cosa stiamo giocando? A me tra poco arriverà Mysterium. Anche quello ci voglio giocare sicuramente, perché è Dixit con manto, però ci voglio giocare. Ok. Il sesto senso applicato. È Cluedo sempre, misto Dixit. Sempre manto, sì. Ci presterà un altro gioco su Lovecraft, la follia e okay, quant'altro. Bene. Poi abbiamo Cavern Tavern, Furia di Dracula, Cavern Tavern, Blood Rage che secondo me va giocato prima che Rising Sun entri, perché così almeno andiamo in progressione, esatto, perché secondo me fanno bene alla salute tutti e due.
Se volete comunque venire ospiti o contattarci in qualsiasi modo, ci sono Solito. 8.000 modi, Esatto. tramite Potete appunto Facebook. scriverci dei commenti sui social, Twitter, @QWERTYcast o @FumbleGDR, potete andare su Facebook, su YouTube, potete lasciarci dei commenti alla puntata su Spreaker se ci ascoltate da lì, oppure potete comunque lasciare una recensione e un voto a 5 stelle su iTunes, potete Sì. scriverci una mail a comequelgioco@QWERTY.it. E se no mandate dei piccioni viaggiatori e prima o poi arriveranno. E comunque tutti i Esattamente. giochi che vedete dal 7,5 in su, se li trovate in ludoteca e vi ispirano, provateli. Provateli. Anche se nessuno sa le regole. Anche se li trovate in offerta su Amazon. Sì, perché anche quello è vero, si trovano molto spesso giochi in offerta, uno non ha idea di di quanto Passarsi la valga, serata, non gli esatto. piacciamo, quindi non ci ascolta, ma ha ascoltato solo questa puntata, potete andare a vedere nei commenti, ah, questo Esatto. si gioca facile. Sì. Che è un'altra cosa da Sì, altro da tenere a dire, mente. soliti annunci, non li facciamo in questa puntata. QWERTY.it/associati per diventare soci di QWERTY e donarci la quantità di denaro che ritenete necessario, ma se Yes. volete regalarci direttamente un gioco o una cassa di birra va bene anche quello, potete scrivere sempre su Facebook o su Twitter e vi diremo dove fare recapitare i regali. Esatto, e Esatto. altra cosa importante, ribadisco, se vi piace trovare persone con cui giocare, andare a giocare. C'è il gruppo dei giochi da tavolo su Facebook, c'è un Yes. sacco di persone, o spesso c'è gente che dice facciamo serata a ludoteca, a casa di qualcuno, qualsiasi cosa, voi scrivete lì e potete trovare un sacco di gente con cui giocare. Esatto. Se invece passate da Perché giocare da Milano. soli è da Mage Night. Non è da spiegare che ci sono un sacco di giochi in solitario veramente belli, Sì. tra cui Robinson Crusoe, che abbiamo vinto, Avete io vinto? e te. Ah, giusto, è vero. Sì. La prima volta che ho vinto Robinson Crusoe era con Gianni. Incredibilmente, ma io non tiravo i dadi. Ci tengo a Ah, e questa è una cosa sottolinearlo. importante. Se non vi bastiamo a come quel gioco, adesso siamo tutti e tre a Fumble e potete venire ad E ascoltare Tredicesima Era, in cui adesso Gianni fa lo sbabbaro se invece non siete fan dei giochi di ruolo, ma siete curiosi, andate ad ascoltarvi sempre di Fumble. Da cosa converrebbe? Cult? Cult Cult. è Cult che è molto sempre. bello, chiaramente la parte sulle meccaniche non capirete niente, ma è quasi tutto storia, quindi se volete capire come funziona un gioco di Esatto. ruolo andate, anche perché è abbastanza fratello ai giochi da tavolo, soprattutto perché alcuni di questi giochi, tra cui C'era una volta Sì. e anche altri, Sì, Oscuro Signore, tutti questi altri giochi, se giocate di ruolo avete un'idea di come funziona, ve li godete tanto tanto di più, Esatto. Molto come molto anche meglio. Mysterium ad esempio. Noi ci sentiamo con un'altra puntata. Presto ve lo faremo sapere sui soliti canali social di Facebook e Twitter. E tra poco c'è anche scusa, dico il Tabletop Day. Mi pare che è il 20 aprile. 20 aprile. 20 con 9 Che aprile. festeggeremo facendo uscire Ivano. No, io ragazzi Esatto. lascio questo podcast. Sì. E comunque se andate, partecipate, ci sono un sacco di iniziative dappertutto, anche in Italia, in un sacco di posti d'Italia, anche se è organizzata da Geek & Sundry di solito il tutto. Partecipate perché conoscete un sacco di bella gente. Esatto. Tipo noi. Tipo noi, ma non prendete questo gruppo come Esatto, fulcro. no, No. come Come canone riferimento, della bellezza esatto. soprattutto. Cioè, Sì. Come canone della capigliatura Esatto, anche. sì, no, è Perché vero. giocare ai giochi da tavolo non vi fa cadere i capelli. E non averci giocato che mi ha fatto Esatto, perdere i da capelli. giovani, esatto. Io ho giocato Tu un hai giocato sacco. subito, vedi? Vedi che capigliatura fluente Esatto, la e chioma lì. folta. E E con questo continuate a giocare e ciao. continuate ad ascoltare come quel gioco. Ciao! Ciao.